UVW, o meglio W. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuova lezione del corso di brush lettering o calligrafia moderna. Oggi impariamo altre tre lettere, la U, la V e la W. Sono tre lettere abbastanza semplici da scrivere, quindi basterà solamente un po' di attenzione e tanto esercizio. Spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed eccoci pronti per un nuovo corso. Oggi impariamo le lettere U, V e W. Allora, per quanto riguarda la U, è una lettera abbastanza semplice. Linguetta, si scende grosso, sali sottile, scendi grosso, sali sottile. U. Per quanto concerne l'U maiuscola, invece, si parte dall'alto, si sale sottili, si scende grosso, si sale sottili, si riscende grosso e si sale sottili. U. U, adesso dobbiamo fare la V. La V minuscola, invece, sale un po' sottile, scende grossa, risale sottile e scende grossa. V. La V maiuscola è più arzigogolata, ma il principio è lo stesso. Parte col ghirigoro, sale sottile, scende grosso, sale sottile e scende. Poi qui ghirigori, orpelli, potete farlo sia all'esterno, per esempio il ghirigoro, che all'interno. A me la scrittura piace sempre portarla più all'esterno perché ho una scrittura tendente alla parte destra. Questo potete anche personalizzarlo. E adesso facciamo le W. Per quanto riguarda la minuscola, il concetto è sempre lo stesso. Ok? Minuscola. Potete anche alzare maggiormente l'asticella. Ma io preferisco questa. E la maiuscola invece parte dal ghirigoro. La W in pratica è una M alla rovescia, quindi esercitatevi, orpellatela come meglio credete, ma quello è una M alla rovescia. Semplice, basta allenarsi. I passaggi, allora, vi consiglio di fare questa, è più graziosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa invece parte dal ghirigoro, 1, scende grossa, 2, sale sottile, 3, scende grossa, 4, sale sottile, 5, scende grossa, 6 e poi ghirigoro, 7. Adesso vi lascio alle foto delle singole lettere, voi allenatevi e noi ci vediamo dopo le foto. Ciao! Anticipato, non sono per niente delle lettere difficili, basta esercitarsi un pochino e queste divengono subito bagaglio di conoscenza facile, facile, facile. Bene, prepariamoci per l'ultima lezione, quindi mi raccomando, riprendete tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento e
Allenatevi a fare tutto dalla A fino alla W. Se volete farmi vedere i vostri risultati, postateli sulla pagina Facebook di Arte per Te. Qui sotto trovate il link. Se volete un riepilogo generale dei punti fino ad oggi, cercate sul blog, vi lascio il post nel box informazioni, cercate nel mio blog l'articolo relativo al corso di calligrafia, l'alfabeto, dove appunto vedrete una per una tutte le lettere trattate singolarmente con dei fotogrammi stabili che potranno aiutarvi proprio nella memorizzazione del movimento da fare. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e condividetelo sulle vostre pagine Facebook. Vi ringrazio infinitamente perché, ragazzi, mi aiuterete tantissimo a rimanere a galla tra i video di YouTube e soprattutto mi farete capire che il video vi è piaciuto. No, e questa seconda cosa non è affatto una cosa di secondo piano, per me è molto importante. Vi aspetto anche sui miei altri canali, Ombretta e Due Cuori e Una Cappa. Venite a scoprire con questi altri due mondi YouTube e io vi aspetto poi sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!